Cos'è che spinge la scienza a progredire e oltrepassare sempre nuove soglie? La sete di sapere? L'ambizione? La filantropia? No, la solitudine. La solitudine di noi uomini, visto che i rapporti umani sono diventati così difficili, che anche una parola di conforto da parte di nostra suocera può essere praticamente impossibile. Che seppellire vecchi rancori con l'inquilino dell'interno 7 è sempre un obiettivo irraggiungibile. Allora tentiamo di stabilire un rapporto con gli oggetti inanimati, con la materia inerte. Vorremmo che quando torniamo a casa la sera, dopo l'ennesima Caporetto, fatta di lavoro stressante, di attacchi di gastrite, di gomitate sull'autobus, la poltrona sulla quale ci sediamo ci sussurrasse: "Non ti preoccupare, adesso qui ci sono io, ti voglio bene." Quando leggiamo sui giornali che qualcuno ha brevettato delle forchette che vibrano perché mangi troppo in fretta, o braccialetti che ti pizzicano per spingerti a fare jogging, o lavatrici che cantano per annunciare che il tuo bucato è pulito, arriviamo al punto di capire che la frontiera della grande scienza non è costituita dalle staminali, non è costituita dalle energie alternative o dalla nanotecnologia, ma può costituire semplicemente una dimostrazione d'affetto da parte del nostro videocitofono, del nostro armadio, della nostra poltrona, della nostra sedia. Sì, va bene, adesso ti rispondo. Sei molto bello, sì, sei di grande conforto, ti voglio bene anch'io. Ciak, fine. Questo era un monologo di Neri Marcorè, si chiama La solitudine. Ciao.